Dolcezze, allora oggi vi faccio vedere come rimuovere lo smalto adesivo. Io in questo caso avevo su nail patch della Sephora. Allora, mi sono durati 6 giorni, quindi quasi la settimana. Mi potevano durare anche di più, però cosa è successo? Praticamente la mia gattina Nala, come vedete, me li ha rosicchiati, tra virgolette, vedete? E quindi non li tengo così di certo, e di qua li ho già rimossi e adesso li vado a rimuovere anche di qua. Giocando me ne ha graffiati qua 5 e allora ho deciso di rimuoverli. Comunque sono durati quasi la settimana, devo dire che sono molto molto validi, non sono a prova di gatto, ecco, non sono a prova di gatto. Però, per chi vuole uno smalto adesivo duraturo, almeno una settimana, questi di Sephora durano. Allora, vi faccio vedere cosa userò come solvente. Uso questo qui della Essence, eccolo qua, alla fragola e vaniglia, senza acetone, e 2 dischetti, di cotone. Allora, cosa faccio? Prendo il dischetto e lo imbevo di acetone. Inizio a fare questo movimento da sinistra a destra o viceversa. Così, non su e giù, ma questo movimento. Vedete? Viene via praticamente subito, dopo pochi secondi, quindi non sta nemmeno tanto il solvente sulle unghie, vedete? Vedete, è venuto via tutto. Adesso uso sempre lo stesso dischetto, ne metto un altro po' e vado sull'indice. Come vedete viene via. È molto molto semplice. Pensavo che era più difficile, ma invece è molto 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 semplice. Forse anche il solvente che aiuta tanto, perché ho sentito ragazzi che facevano fatica a tirar via i nail patch della Sephora, invece io con un dischetto di cotone e il solvente di Essence mi sono trovata molto molto bene. Come vedete anche voi, ci sto mettendo pochissimi secondi. Adesso cambio dischetto, metto sempre un pochino di solvente, potete tenere magari su dischetto premendo e dopo praticamente una decina di secondi iniziate a fare il movimento che avete fatto prima. Vedete, viene via più facilmente, quindi potete fare questi due metodi, che è molto molto più semplice. E adesso lo vado a fare sul resto delle unghie, ci vediamo tra poco. Ok, lavate le mani. Adesso cosa faccio? Prendo l'olio di mandorle dolci, io uso questo qui della Forsan, è una marca che ho trovato al Bennet, questo centro commerciale, però potete usare qualsiasi tipo di olio di mandorle dolci, anche l'olio di oliva oppure un olio per le cuticole. Comunque, un dischetto di cotone e metto qualche goccia di olio nel dischetto. Adesso qui non scende, ne metto 3 o 4, e lo passo praticamente sulle unghie e il giro cuticole. Quindi serve praticamente ad idratare la pelle e soprattutto l'unghia, essendo che è stata stressata dal solvente. Io lo faccio ogni volta che tolgo lo smalto e poi praticamente se ho le cuticole evidenti passo il bastoncino d'arancio e poi metto una base, quindi tranquillamente faccio questa procedura qua e mi trovo bene. Io ho sempre le unghie molto molto forti. Niente dolcezze, questo era il video per farvi vedere soprattutto come rimuovere i nail patch della Sephora oppure in sé lo smalto adesivo. Spero che vi sono stata utile, fatemi sapere in un commentino come fate voi, come avete fatto. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!